fratelli bianconeri e sorelle bianconere, si chiude qui la storia di questa Champions League. Non basta la vittoria della Juve 3-2 contro il Porto, non basta, dopo l'ennesimo gol preso all'inizio su calcio di rigore, la rimonta, la doppietta enorme di Chiesa, il palo di Chiesa, le occasioni capitate un po' a tutti, la traversa clamorosa interna di Cuadrado alla fine, non basta niente di tutto questo. Su quella traversa, che sarebbe stato il passaggio del turno col 3-1, si chiude il tempo regolamentare, si fa supplementari, altra disattenzione su una punizione loro, passa sotto le gambe di tutti e va in gol il 2-2, subito un ravvio con l'enorme gol della Speranza, ma poi il tempo è finito. Non basta, non basta veramente mai, in questa Champions League non basta veramente mai. Ma dico, ma va bene tutto, ma 19 corner e 27 tiri in porta e non si passa e non si riesce a passare il turno nonostante la vittoria, causato anche dalla gara d'andata, sconfitta per 2-1 con due nostre disattenzioni. Noi facciamo errori gratuiti, è vero, e concediamo dei gol, però li regaliamo praticamente, poi però li rimontiamo, abbiamo le occasioni, tiri in porta. Ma è possibile che questa competizione ci fosse mai una volta che l'episodio giusto, fortuito, va anche dalla nostra parte? Perché? Parliamoci chiaro, siamo arrabbiati, ci girano le scatole, tutto quanto, per gli errori, quello che volete voi, però anche stasera è la gara d'andata. Al minuto 94, rigore clamoroso non dato a Ronaldo, sarebbe stato 2-2, si è realizzato ovviamente. Questa sera la punizione loro del 2-2, Rabiot prende la palla, non è fallo, perché se prima non dai rigore giustamente a Ronaldo perché il portiere prende la palla, qui prende la palla. E quando esci con l'Ajax nella gara d'andata non dai rigore a Bentancur, quando esci con Lione nella gara d'andata non gliene dai due alla Juve, nella gara di ritorno ne regali uno che non c'è a Lione, eccetera, eccetera, non sto neanche a parlare delle finali di tutto quanto. Oh, tutte le volte è così, io non li voglio neanche, però visto che le occasioni le creo, le condizioni per passare i turni ci sono, ma una volta che ci girasse anche bene, come gira bene invece agli altri, no, va bene. Lo prendiamo, lo accettiamo, tanto Giabella ha capito come funziona. Adesso però siamo fuori dalla Champions, abbiamo il campionato e abbiamo il campionato da preparare e lo dobbiamo preparare partita per partita bene, perché io questo campionato me lo vorrei giocare fino in fondo, nonostante il distacco, perché si può recuperare, perché abbiamo dimostrato di avere i giocatori comunque per farlo, perché le ultime partite le abbiamo vinte, sia in campionato che adesso in Champions, non è che le abbiamo perse. Le abbiamo vinte fino alla fine, forza Juve, in gol